Ed eccoci qua, ben trovati su Yokai Watch, cari miei vita da studenti! In questo nuovo episodio andremo a trovare qualcuno che è pronto a dichiararsi alla persona innamorata. Ma perché bisogna farlo? Perché a quanto pare Emma si era invaghita di G. Bastiano e quindi si è trasformata in un serpente a causa di una maledizione che alberga su questa scuola. Questa maledizione è detta una delle sette meraviglie dell'Accademia Yokai. E erroneamente si pensava che Ryan Volpi, questo bellissimo studente dai capelli viola, o meglio lilla, fosse lui il colpevole, ma in realtà non è lui, lui è estraneo alla faccenda, anzi, lui stesso è invaghito di uno dei professori, in questo caso la professoressa Vapori. Una volta capito il malinteso, ovvero che non era lui che era il colpevole di tutto, abbiamo detto, vabbè, sapete che ci andiamo a cercare qualcuno che è pronto a dichiararsi, così cogliamo il tenebroso con le mani nel sacco e magari riusciamo anche a fargli tornare, a far tornare Emma come era prima. Ed ecco qui che qualcuno si sta dichiarando, ma attenzione, la persona innamorata è diventata un serpente. Un altro serpente! Wow, meraviglioso! A me sembra tutto fuorché meraviglioso, a dire il vero. Non va bene, quella ragazza ora potrebbe attaccare altri studenti. Allora picchiamola! Se non facciamo qualcosa l'intera accademia sarà in pericolo. Allora Ryan, hai scoperto qualcosa? Calmati, siamo qui proprio per questo. Bene, allora sbrighiamoci. La signorina Vapori conta su di noi. Di nuovo con questa storia? La signorina Vapori preferisce me. Non preferisce nessuno dei due. Ehi, voi due, smettetela subito. Litigare non risolverà le cose. Quindi che facciamo? Ah, scacciamo quel serpente. Sì, però sono pur sempre degli esseri umani. Ora sbrighiamoci. Ragazzi, la fate finita, per favore? Ecco. Dialoghi filler inutili. Perché ripetere la stessa cosa 10 volte? Serpe magica. Toh, beccate questo. Ehi, è forte. Oh, che pensi di fare, di beccarmi così facilmente? È tornata normale. Ah, quindi bastava menare anche Emma. Perché solo per farla tornare normale. Poi picchierò Yokai, lei sta bene, visto? Non abbiamo picchiato nessuna donna, signora agente. Era uno Yokai cattivo e infatti la ragazzina sta bene. Sembra che la maledizione scompaia se serpe magica viene sconfitto in lotta. Sembra facile. Chi è? Antonella Vapori? No, Leonardo, non è così facile. La scuola è piena di serpenti. Beh, allora scacciamo i serpenti. Ci sono state altre dichiarazioni d'amore. Non preoccupatevi, almeno adesso conosciamo un modo per salvarli. Bene, mi sembra che abbiate tutto sotto controllo. Tuttavia, ho ancora qualcosa da dirvi. Potreste passare in infermeria? Subito, signorina. Dai. Ma dico, avete sentito? Antonella vuole vederci di nuovo. Oh, non ricominciare, ti prego. Però prima di andare avanti vorrei fare un attimo almeno una zona tenebrosa per far capire insomma come funziona. Vuoi attivarla? Sì, però devo sconfiggere 10 nemici dell'edificio principale. Quindi devo combattere contro gli yokai che stanno dentro la scuola, mi stai dicendo? E non fuori al cortile. Va bene, ci può stare. Ah, in effetti ce ne sono diversi, sì. Bene, ora che ne ho sconfitti 10, questa zona può essere attivata. Ecco, non devo neanche pagare nulla per attivarla. Oh, potenza dell'aura misteriosa, agisci su questa zona tenebrosa! Ah, fa la rima, eh. Fai una rima per tornare al tempo di prima, io. Perché se non fa io non funziona. Le zone tenebrose hanno più livelli, per portarle a livelli successivi dovrete potenziarle. Come fare? Lo sapevo, io so tutto. È molto semplice, vi basterà usare un po' delle vostre gocce Y. Se ne avrete la quantità necessaria potrete potenziare quella zona tenebrosa. Andando avanti poi sarete anche in grado di scegliere il livello dei nemici. Bene, a voi la palla. Sì, come potenziamo questa zona tenebrosa? Con 5 gocce. Limite di livello sbloccato 20. Ok, vabbè, usiamole. Conto di fare un bel po' di punti oggi. Ora G. Bastiano e gli altri possono superare il loro livello massimo. Potrei anche regolare il livello dei nemici in quest'area. Ben fatto. Ovviamente questa cosa è possibile farla anche con tutte quante le altre zone tenebrose. Quindi
Il mio consiglio è di farlo, almeno potete arrivare a fine gioco con un livello molto alto, che però non credo basterà comunque per sconfiggere il boss finale. Vi dico la verità, se vi ricordate, lo dico anche nel video, l'ho sconfitto con molta fortuna. Ci vuole a provarci più e più volte. Però anche Antonella sembra incantata. Accidenti. Ma era quella statuina che l'ha incantata, tipo? Signorina Vapori? Signorina Vapori, va tutto bene? Oh, sei tu, Gibastiano, sei tornato? Beh, sì, ci aveva chiamato. Bene, la studentessa mi ha riferito di essere stata salvata da voi sei. A quanto pare la maledizione si spezza se Sarre Magica viene sconfitto. Mi sono un attimo bloccato. Beh, questo è sicuramente un bel passo avanti. Ottimo lavoro, ragazzi. Allora, signorina Vapori, qual è la nostra ricompensa? Cosa? Come ti permetti di parlarle così? Se c'è qualcuno che merita una ricompensa, quello sono io. Oh, scusami. Ehi, mi prendi in giro? Sì, probabilmente sì. Anche se ci riesci benissimo da solo, eh. Ah, che bello! Sono appena arrivati i materiali che avevo ordinato online. Grazie a quelli sarai in grado finalmente di creare nuovi oggetti. E che tipo di oggetti puoi creare? Qualunque tipo, li creerò e li metterò a disposizione del club. Bene, bene, bene. Ah, possiamo creare le scarpe a reazione per muoverci più velocemente sulla mappa. Quelli voglio farli, però ci vuole molto denaro. Se soddisferai i requisiti di un oggetto in particolare, potrai crearlo. Divertiti, grazie. Bene, andiamo! È tempo di costruire un'arma in grado di sconfiggere quei serpenti. Bastano i miei pugni per sconfiggere quei serpenti. Ha detto qualcosa, signorino Vapori? No, niente. Ho una domanda per te, Aria. Quali materiali utilizzerai? Quelli che raccogliamo in giro. Infatti. Aura del gusto, buona. 200 monete per creare nuovi oggetti. E proprio crepi l'avarizia, 200 monete, eh? Va bene, possiamo andare a creare nuovi oggetti. Fantastico! Quindi prima di occuparci dei serpenti, torniamo agli alloggi e costruiamo l'arma. Bene, mi sembra un ottimo piano. Quando avrete finito, tornate qui. Perché vuole anche lei mangiarci? Quindi dobbiamo andare nella stanza di una ragazza. Oh mio Dio! Sembra tutto fuorché una stanza di una ragazza. Beh, è ipertecnologica. Ah, posso riciclare le medaglie, è vero. Allora, che creiamo? In realtà puoi creare quello che vuoi, ma devi creare per forza Guanto Felino perché Aria ti dà gli strumenti per creare Guanto Felino. Quindi dovete per forza fare quello prima di poter continuare con la missione. Bene, siamo pronti per cominciare la missione, Antonella. Dai. Andiamo in missione, sconfiggiamo questi serpentacci e vediamo che succede. Siete già qui, è passata una giornata. Molto bene. Che perdita di tempo. Eh? Bene, ora che abbiamo la nostra nuova arma, partiamo in missione. Ben detto, Aria. Allora noi andiamo, signorina. Vedrà, torneremo vincitori. Pericolosa lei, attenzione. Stiamo molto attenti, amici. È vero, dovevo leggere quello che c'era scritto sulla missione, ma troppa la voglia di andare avanti. Allora, vediamo un po'. Dove si trovano cacciati questi nemici? Ma devo. Ah, non devo trovarli. Devo semplicemente cercarli nell'area verde, eh? Ok, è un po' particolare. Ah, eccolo qua. Ah. Proprio in pieno giorno ti nascondi, eh? Neanche ci provi. Serpentaccio. Eccoti qua sistemato. Ben ti sta. Ah, ma sono pochi i serpenti da sconfiggere a quanto pare, eh. Ricordavo che fossero di più. Certo che però la mappa, ragazzi, è un po' fastidiosa da capire, eh. Ma dove sta nascosto questo? Ma per favore. Ma scusami, eh. Mo, non è per dire niente, però. Proprio qua dietro da andare a nascondersi questo. E il prossimo dove si è cacciato? Sì, quella si ricorda che stava per dichiararsi. Tranquilla, è normale che non ti ricordi niente. Non ti preoccupare. E il prossimo e ultimo sta qui. Ah, eccolo, va. Che fai? Che guardi, eh? Ah, ma perché lui sta dove stanno le coppiette? No, non è per questo, dai. Ah, quelle del club di tennis. Ma non picchiare gli altri, stai buona. Ragazzi, mi sa che l'abbiamo sconfitti tutti, ma non sembra, eh.
Manuale sull'amore, se fosse il libro di Antonella? Sì, deve essere così. Ehi, ha trovato il colpevole! Chi è? Diccelo, Matteo. Signori, per favore, senta qua. Matteo ha trovato il colpevole. Oh, sul serio? Finalmente la risposta che stavamo cercando. Dopo un'attenta analisi, ho scoperto che la responsabile è proprio lei, signorina Vapori! Cosa? Ma che diavolo ti salta in mente, Matteo? Non essere sciocco! La signorina Vapori non può essere la responsabile, ne sono sicuro! Gibastiano, vuoi fare il serio per una volta? Secondo la maledizione, chi si innamora in questo istituto viene maledetto. Per questo la persona dietro di essa deve per forza essere qualcuno in grado di carpire le emozioni provenienti dagli studenti. Una volta fatto questo, non resta infine che trasformare le vittime in serpenti. Bene, spero di essere stato chiaro. Dopotutto, è compito di ogni investigatore proteggere il mondo dal crimine. Ah, ma questa è una citazione Detective Conan. A chi? Non conosci Detective Conan? È protagonista di un famoso cartone. Caspita, Matteo, non sapevo che fossi un suo fan, sei in gamba! Chiara citazione Detective Conan. Grazie, Emanuel, ma ora è giunto il momento di risolvere il mistero. Vai! Cosa? Che è successo? Questo forse era un po' troppo. Comunque, stavo giusto per smascherare il colpevole. Signorina Vapori, solo lei risponde alla descrizione che ho fornito prima. Più che altro perché ha scritto un libro sugli innamoramenti e cose varie, ma. Ora la smetta di tergiversare e rivela il suo vero volto, avanti! In questa accademia gli studenti hanno paura di innamorarsi per via dell'incanto, ma in lei, o meglio, nel suo libro, avevano trovato un riparo. Per questo molte studentesse sono venute da lei a chiedere consiglio. In tutta risposta, lei ha consigliato loro di dichiararsi ugualmente, andando contro, di conseguenza, la maledizione amorosa stessa. Fino a qui mi segue, signorina Vapori? Spero che sia tutto chiaro. Ora mi chiedo, perché una professionista come lei si sarebbe spinta a tanto? Forse non è così gentile e amabile come vuole far credere? Ce lo dica! C'è qualcosa che non va in lei. È come se fosse posseduta. Signorina Vapori? Se c'è una cosa che odio sono i bambini ficcanaso come voi. Beh, che dire. Sembra che devo darvi la punizione esemplare. Ah! Lady Medusa. Cosa? La signorina Vapore si è trasformata? Questa è Medusa. Oh no, si mette male. Ma certo, anche la Medusa della tradizione venne tradita da colui che amava. Non è possibile, non posso credere che la signorina Vapore fosse malvagia. Ti sbagli, Gibastiano. Signorina Vapore non è cattiva. Medusa si è semplicemente impossessata del suo corpo, la sta manipolando. Io sono Lady Medusa e vivo nel corpo di questa donna. Finora sono rimasta nascosta, ma ora voglio la mia vendetta contro gli umani! No, non te lo permetteremo! Salveremo la signorina Vapori! Forza, Gibastiano, sconfiggiamola! Fate attenzione, ragazzi, buona fortuna! Let's go! Signorina Vapori, meglio, Lady Medusa. I ragazzi lì che fanno il tifo proprio dicono: ma a me non me ne importa proprio niente, io faccio il tifo dove voglio. Eh no, però già sta andando KO. Mi ricordo i bei tempi in cui non conoscevo il gioco e prendevo schiaffi da tutti. Però ora gli schiaffi li do a quanto pare. Fendente impetuoso! Quanto è forte, fendente impetuoso! Bandate i miei cloni di carta, combattete al posto mio! No, contrattacco, va, non lo so, ci ho provato. Cavolo, però, lama impetuosa è forte, fendente lama, quello che era. Salito al livello 45. Così tanto. E rapper emergente a rango 9. Wow, sì, praticamente sono i lavori della scuola. I rango attività, sì, io li chiamo lavori. Ma comunque, anche perché non sono lavori veramente, quindi. È giusto dare il loro nome a tutto. Lama della giustizia magia? Oh, wow, potrebbe essere interessante se è abbastanza forte. Bene, bene, non male. お前たちの運もこれまでだ。